Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Donne violentate, pioggia di denunce. A Palermo la vittima del branco si sfoga sui social e in migliaia la seguono. In molti adesso conoscono la sua identità. Il telefono rosa, non sei sola. 10 anni di violenze fisiche e psicologiche, l'orco era in casa, il fratello ha abusato della ragazza di Sabi, arrestato dai carabinieri a Sant'Agata dei Battiati, ha confessato. Da oggi il via alle domande per ottenere il sussidio che sostituisce il reddito di cittadinanza, le incertezze e i timori degli ex percettori, lavoretti in nero per sopravvivere. Trentino non è solo, anche gli artigiani del CNA si schierano con il sindaco di Catania che ha chiesto le dimissioni dei manager dell'aeroporto. Dello stesso avviso il capogruppo PD a Palazzo degli Elefanti, Maurizio Caserta. Denise Pipitone, mamma Piera la ricorda, 19 anni dal sequestro, tanti errori di indagine, ma noi ti cercheremo ancora. Calcio, entusiasmo alle stelle a Catania per l'esordio stagionale dei rossazzurri, biglietti per lo stadio ormai quasi introvabili. Sul mercato il club punta a sfoltire la rosa con un occhio attento per l'ingaggio di un'altra mezzala. Bentrovati. Decine le violenze sessuali denunciate a Palermo tra giugno e agosto. La vittima dello stupro di gruppo rivela di avere già subito un'altra aggressione e intanto diventa sempre più social la vicenda della violenza dello scorso 7 luglio. Adesso la vittima è esposta. Sono migliaia le persone che conoscono il suo nome e il suo volto grazie proprio ai social. Manlio Viola. Oltre 150.000 follower fra TikTok e Instagram. La ragazza, vittima della violenza dello scorso 7 luglio a Palermo, ormai è nota a molti. Non nasconde il volto nelle sue generalità. Su TikTok ha oltre 60.000 follower e su Instagram oltre 90.000 e continua a rispondere a tutti. Nei giorni scorsi si è resa protagonista anche di una diretta social durata una mezz'ora per raccontare il proprio incubo, le proprie sensazioni, il disagio. Una lunga diretta attorno alle 22 del 30 agosto dalla casa protetta lontana da Palermo in cui alloggia dal giorno precedente. E sul social le giunge anche un saluto da parte di Sfera e Basta, il trapper le ha inviato una breve clip per dirle ciao, fai la brava, ci vediamo presto, pronunciando comunque apertamente il suo nome. La vittima ormai è esposta, come non dovrebbe essere. Sono moltissime le persone che conoscono la sua identità e lei non si sottrae al confronto, attacca chi la critica, ma la sua frustrazione appare evidente. Qui sto meglio, dice, e difende un'amica attaccata sui social quale complice degli stupratori. Ma su TikTok ci sono anche profili che raccolgono notizie su di lei e sulla sua storia e c'è chi espone anche l'amica che sarebbe la fidanzata dell'uomo del chiosco abusivo che le avrebbe servito i 7-8 cicchetti di seguito in pochi minuti. Accusa invece quel ragazzo che l'ha fatta ubriacare, è successo anche per colpa tua. Intanto indagini sono in corso su un altro tentativo di stupro che la giovane avrebbe subito in precedenza ma dal quale si sarebbe difesa, così come indagini sono in corso su una pioggia di denunce di stupro presentate alle forze dell'ordine da giugno ad agosto a Palermo, un vero e proprio boom durante questa estate del 2023. Della quale bisognerà distinguere caso per caso. Dalla parte della ragazza di Palermo si schiera Telefono Rosa, la presidente dell'associazione da sempre in prima fila contro le violenze sulle donne, le ha scritto una lettera aperta. Non sei sola. Ascoltiamola. Insieme alle volontarie del Telefono Rosa abbiamo deciso di scrivere questa lettera aperta alla giovane ragazza palermitana che ha subito uno stupro. Lo stupro è uno dei crimini più tremendi che possano essere commessi da qualcuno e ancora più tremendo sono le considerazioni scritte nei social. È vero, come diceva Maurizio Costanzo, grande giornalista, che la mamma dei cretini è sempre incinta, però è anche vero che leggere certe cose fa male, molto male. E noi diciamo alla giovane ragazza, no, sollevati perché non sei sola, noi siamo vicino a te, sempre, in ogni momento. Chiamaci, il nostro numero è 06 3751 8282. Noi ci siamo per te, tutte le volontarie. Se hai bisogno della psicologa, se hai bisogno di consultare un avvocato per essere ancora più tranquille, noi siamo a tua disposizione. Non sentirti sola. 10 anni di violenze fisiche e psicologiche, ha confessato di aver abusato della sorella disabile, il 24enne arrestato dai carabinieri di Sant'Agata dei Battiati vicino Catania. L'incubo per la ragazza è iniziato quando era una bambina. Giusy Lazzaro. Se parli ti ammazzo.
A scrivere il messaggio su WhatsApp il fratello maggiore della ragazza disabile vittima dei suoi abusi. Non solo le minacce psicologiche, ma le violenze sessuali per 10 lunghi anni dentro casa a Sant'Agata Libattiati, vicino Catania, nel luogo più protetto. Il 24enne è stato arrestato adesso nel carcere di Piazza Lanza e davanti ai giudici ha ammesso tutto, raccontando che gli abusi sulla sorella sono iniziati quando lui aveva 15 anni. La ragazza avrebbe sopportato in silenzio, ma a un certo punto la pressione era diventata troppo dolorosa e così ha confidato tutto alla cugina. Lei stessa ha avvertito la zia che con la figlia è andata a denunciare ai carabinieri. Cade così il muro di silenzio che l'aveva costretta a sopportare tanta violenza. La vittima non è ancora maggiorenne. Per lei l'incubo è iniziato quando era una bambina e andava alle elementari. Gli inquirenti adesso vogliono capire come sia stato possibile che nessuno si sia accorto di quello che avveniva tra i fratelli. E va avanti anche l'inchiesta giudiziaria divisa in due procedimenti. Uno avviato dalla Procura dei Minori per gli abusi subiti prima che la vittima fosse maggiorenne e per gli ultimi 6 anni le contestazioni sono della Procura ordinaria. Senza sosta i messaggi di cordoglio e rabbia per la sciagura sui binari di Brandizzo, commozione a Messina e Marsala, le città di origine delle due vittime siciliane. La Procura di Ivrea parla di gravi violazioni di sicurezza nel mondo del lavoro. Francesco Triolo. Saranno le indagini aperte dalla Procura di Ivrea a dover chiarire tutti gli aspetti dell'incidente avvenuto nella nottata di ieri a Brandizzo, nel torinese, nel quale hanno perso la vita 5 operai di una ditta di manutenzioni ferroviarie, tra cui 2 di origini siciliane, il messinese Kevin Laganà, 22 anni, e il marsalese Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni. Diversi messaggi in loro ricordo da parte di amici e conoscenti, soprattutto sui social. I magistrati piemontesi procedono per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti. E anche il Ministero dei Trasporti ha avviato una propria inchiesta. Il macchinista che guidava il convoglio, 12 vagoni vuoti, in viaggio da Alessandria a Torino, era sicuro che quello fosse un orario in cui nessuno avrebbe dovuto transitare, men che meno lavorare, come ha precisato anche Ferrovie dello Stato. Ma gli operai erano lì, sui binari. 2 di loro si sono salvati, sono stati dimessi ieri sera dopo ore di sostegno psicologico fornito nell'ospedale di Chivasso, ma ancora oggi non si sanno spiegare cosa sia accaduto. Tra le ipotesi c'è quella di un errore di comunicazione, come ha detto anche il sindaco di Brandizzo, ma bisogna ricostruire tutta la trafila delle autorizzazioni per l'avvio dei lavori per capire cosa sia accaduto. E l'incidente di Brandizzo riporta alla mente quello avvenuto 15 anni fa a Motta Sant'Anastasia, nel quale persero la vita gli operai Giuseppe Virgilito di 35 anni e Fortunato Calabresi 58. Il macchinista non si accorse della presenza di 2 uomini e non c'era alcuna segnalazione di lavori. Dopo il processo Fiume fu condannato il caposquadra. Intanto sono stati tanti i messaggi di cordoglio, ma anche di rabbia, che sono arrivati. Qualcuno ha richiamato anche l'incidente delle acciaierie Thyssen di Terni per evidenziare la gravità di queste morti sul lavoro. Per oggi è stato proclamato uno sciopero dei manutentori di RFI, mentre lunedì a Vercelli ci sarà uno sciopero generale dei trasporti. Per il giorno dei funerali, ancora da fissare, la Regione Piemonte ha deciso di proclamare una giornata di lutto regionale. Arrestati a Giarre 2 estorsori denunciati dagli imprenditori cui avevano chiesto il pizzo in un cantiere. Gli investigatori li hanno identificati e bloccati grazie alla descrizione delle vittime. Da oggi inizia un nuovo percorso per gli ex percettori di reddito di cittadinanza. Da questa mattina i cosiddetti occupabili potranno presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro. Sentiamo Marco Gullà. Reddito di cittadinanza si cambia, ormai si va verso l'addio. Da oggi gli ex percettori del sussidio potranno presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro e se hanno i requisiti per accedervi potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo, durante il quale per i complessivi 12 mesi potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili. Lo potranno fare tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio da parte dell'INPS di cessazione del reddito e a sua volta sono occupabili. Oggi siamo stati in un patronato di Palermo e per molti di loro c'è immediatamente una notizia poco positiva. Oggi quindi tu presenterai questa domanda, però devo dirti da precisare che partirà il mese dopo dal momento in cui tu l'hai presentata, quindi le 350 euro non saranno nel mese di settembre che li percepirai, ma se tutto andrà bene sarà giustamente accolta da ottobre. Cosa ti aspetti da questa nuova misura?
Allora, innanzitutto che inizi presto, assolutamente, così almeno diciamo riusciremo a sopravvivere con questi 350 euro. E poi logicamente alla fine di questi corsi di formazione l'inserimento subito nel mondo del lavoro. Per questi due ex percettori palermitani la situazione è decisamente delicata. Il padrone di casa, come mi può dire, può aspettare 2 mesi? Non massimo 3 mesi, poi non so, se sicuramente provvederà a qualche cosa, a mandarmi qualche sfratto e io per andare a finire in mezzo alla strada non posso assolutamente andarci. Come sopravvivo? Così, facendo dei piccoli lavoretti in nero, è inutile che ci nascondiamo dietro tante grandi bugie, facendo dei piccoli lavoretti in nero e quindi sottopagata a 4-5 euro. Per poter almeno sopravvivere, non dico pagare le bollette, pagare la casa, però almeno per riuscire a mangiare. Nei prossimi giorni sono previste altre manifestazioni di protesta da parte degli ormai ex percettori. Sull'addio al reddito di cittadinanza e sulla tematica del lavoro povero in Sicilia è dedicata la puntata di oggi di Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia, e Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Appuntamento alle 14.30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Potete interagire attraverso WhatsApp inviando le vostre domande o i commenti al numero 342-7455-005. E torniamo a parlarvi della vicenda SAC. Diverse le voci della politica e dell'associazionismo che stanno prendendo posizione. Il professore Maurizio Caserta spiega perché sostiene il sindaco di Catania Trantino in questa battaglia per l'azzeramento dei vertici della società. L'appoggio arriva anche dal CNA. Simona Mazzone. Trantino non è solo. Arriva da più parti il sostegno al sindaco di Catania che ha chiesto le dimissioni ai vertici della SAC, la società che gestisce lo scalo etneo. Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale Maurizio Caserta, ospite a Buongiorno Sicilia, ha spiegato le ragioni per cui si è schierato, nonostante le opposte posizioni politiche, con Trantino in questa crociata. Fin dall'inizio abbiamo chiesto le dimissioni del CDA della società e il sindaco, con una posizione forte, risoluta, coraggiosa, ha detto le cose che sappiamo bene. Mentre l'AD della SAC Torrisi, dagli studi di Sicilia 24 Focus, aveva puntualizzato che il piano di emergenza c'era e l'impianto antincendio era funzionante. Una questione di cui si sta occupando la magistratura, mentre in Calza Caserta contano i fatti raccontati dalla gente. Restano i fatti sotto gli occhi di tutti, le sofferenze che tutti hanno raccontato. In politica si guardano queste cose, e cioè quello che la gente ti racconta, quello che la gente mostra, le sofferenze che vedi. E la politica su questo è giusto che tiri le somme, perché questo è un fatto politico. Non ne sono sicuro, ma lo spero, che da questo fatto cominci una riflessione seria sull'intreccio tra affari e politica, perché di questo stiamo parlando. E conferma il sostegno a Trantino su questo fronte. Se il sindaco intende proseguire su questa strada, avrà certamente il mio sostegno e immagino anche il sostegno del Partito Democratico. Anche CNA di Catania, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, in una nota parla di posizioni coraggiose, quelle del sindaco, che ha dato voce con trasparenza a un disagio avvertito da più parti e da tempo. Un gesto importante viene definito da un punto di vista simbolico e politico. Per questo dalla CNA si dicono pronti ad attivare insieme ogni possibile sinergia utile a trainare Catania fuori dalle infernali sabbie mobili in cui è sprofondata. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio. La Guardia di Finanza, nell'ambito di una inchiesta sul fallimento della cooperativa denominata Arcobaleno Catania di Santa Maria di Licodia, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 4 persone, indagate per bancarotta semplice, fraudolenta, patrimoniale e documentale. Per la Procura sarebbe stata azzerata l'operatività aziendale dell'Arcobaleno Catania, ormai gravata da debiti erariali per circa 3 milioni di euro, trasferendo dipendenti, fornitori e portafoglio clienti ad altre 2 imprese. Del gruppo con sede a Mister Bianco, in modo da assicurarsi la prosecuzione dell'attività commerciale senza fare fronte agli obblighi nei confronti del principale creditore, che è il costituito dallo Stato.
Il primo settembre del 2004 spariva da Mazara del Vallo la piccola Denise Pipitone. Oggi, nel 19° anniversario, la ricorda la mamma Piera Maggio e scrive: 6.939 giorni senza di te, senza verità e giustizia, anni di omertà, ingiustizia e troppa ipocrisia. Ci rimane, continua la madre di Denise, l'amarezza e tanta rabbia per gli errori di indagine commessi, irrecuperabili, e per tutto quello che si poteva fare e non è stato fatto. Ti cercheremo sempre, speriamo con tutto il cuore che ovunque tu sia, almeno stia bene. Noi non molliamo. Solidarietà e affetto sono stati espressi dal sindaco a nome della comunità di Mazara del Vallo. Da Stromboli l'allarme lanciato da un comitato di ambientalisti: stop al cemento che minaccia una delle spiagge più belle dove nidificano le tartarughe. Lorena Dolci. Ecco le piccole caretta caretta che arrancano nella sabbia nera di Stromboli, tartarughine che si affrettano a raggiungere il mare tra le dune della spiaggia di Punta Lena. Era il 2019 e da allora gli ambientalisti aspettano che si ripeta il miracolo della schiusa delle uova di questa specie protetta. Ma mamma tartaruga non sapeva di avere scelto uno degli angoli più degradati dell'isola. Da quasi 30 anni, infatti, questo compattatore di rifiuti, che doveva essere provvisorio, si affaccia direttamente sul mare, uno spiazzo di oltre 4.000 metri quadri in un'area classificata come zona verde. Ma le tartarughe non leggono i cartelli e quest'anno avrebbero un'altra sorpresa. La situazione ultimamente è ulteriormente peggiorata per via di una concessione edilizia che ha permesso la cementificazione di una grande area privata proprio a fianco del compattatore, in prossimità oltretutto non soltanto della spiaggia ma anche di una zona dove in tempi recenti, parliamo del 2019, è tornata a nidificare anche la tartaruga caretta caretta, che è una specie protetta e che quindi solo per questo l'area dovrebbe essere tutelata da ogni intervento. Contro questa colata di cemento che deturpa la natura insorge il comitato. Per questo questo comitato di cittadini ha lanciato un appello pubblico al sindaco di Lipari per chiedere com'è possibile che i vincoli di tutela del territorio siano stati così ampiamente disattesi e soprattutto per chiedere un forte segnale di cambiamento nella politica di gestione del territorio. Se verranno prese tutte le iniziative a tutela dell'ambiente, questa spiaggia potrebbe presto tornare a brulicare di tartarughine. Ancora una pausa e poi parleremo della prima di campionato del Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, fremente attesa a Catania per la partita di stasera col Crotone, biglietti per lo stadio ormai quasi introvabili. I rossazzurri di Tabiani esordiscono in Serie C, circondati dall'entusiasmo della città. Sul mercato si pensa a sistemare alcuni esuberi prima di chiudere per la mezzala. Marco Carli. La città si veste di rossazzurro. Il ritorno fra i professionisti era atteso e dà il senso di un progetto che va oltre. E allora ecco l'entusiasmo. Lo si vede ai botteghini dove le persone provano ad accaparrarsi gli ultimi biglietti per la partita di oggi con il Crotone. Lo si vede dai numeri della campagna abbonamenti e dai colori che appunto riempiono la città. Per Catania il calcio è una festa e il palcoscenico è dei più degni. Per il numero di spettatori sarà sold out o quasi. E per il restyling a cui è stato sottoposto lo stadio. Le immagini sono di questa mattina e documentano, oltre al manto erboso rinnovato, gli ultimi ritocchi prima del match in un impianto storico che con i nuovi seggiolini e i colori della pista riflette ancora di più l'appartenenza. Quella che sente la squadra, 21 i convocati di Tabiani, le scelte appaiono fatte, 4-3-3 con Livieri in porta, Rapisarda, Quaini, Curado e Mazzotto in difesa, centrocampo nuove firme con Rocca, Ladinetti e Zammarini, ma attenzione a Rizzo, in attacco oltre Marsure, l'ex Chirico, ballottaggio fra Sarao e l'altro ex di Carmine. Penso che noi ci dovremmo mettere del nostro in questo momento, dire dove noi possiamo arrivare sarebbe vendere fumo e sarebbe raccontare bugie, perché l'idea è quella di avere una squadra competitiva, la sensazione è quella di avere un gruppo che si sta formando in maniera positiva, ma penso che appunto questa parola gruppo si formi nelle partite, si formi durante il percorso del campionato. In questo momento siamo avvolti da un entusiasmo incredibile e noi lo dobbiamo cavalcare. Mercato, il Catania lavora come sempre per il centrocampista, emerge il nome di Vallocchia della Reggiana, c'è sempre Vitale, attenzione anche al mercato degli svincolati che va avanti oltre la scadenza di stasera, ma prima c'è da sistemare i giocatori che non fanno parte del progetto come Giovinco e Somma, anche svincolandoli per permettere loro di andare poi in un'altra squadra. Catania Crotone sarà seguita da Telecolor con diretta stadio che comincerà mezz'ora prima del calcio d'inizio, live di 3 ore con formazioni e pregara, i colleghi
collegamenti durante il match e le interviste finali in un ampio post partita con analisi e commenti. Continua al Palabramo di Piazza Spedini la preparazione atletica del Catania Volley del presidente Ross Pelligra, spettatore curioso e attento dell'allenamento ieri pomeriggio. Il nuovo patron della società Etnea, che parteciperà al prossimo campionato di B1 femminile, ha approfittato della sua presenza in città per presenziare all'incontro e salutare staff tecnico, prima squadra e una rappresentanza del vivaio. Dovete essere orgogliose di rappresentare questa città, ha esordito l'imprenditore australiano. Siate ambasciatrici del marchio Catania, siate sempre disponibili con tutti ed impegnatevi per dare sempre il massimo in ogni occasione. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per l'attenzione, l'augurio per tutti è di un buon pomeriggio e poi come avete sentito l'appuntamento è con il calcio per seguire la partita del Catania. Buona serata.